Amiche ed amici, ben ritrovati ancora con Moda in Europa, l'ultima puntata per questa edizione per parlare degli interventi realizzati grazie ai fondi del PSR che attraverso la regione e la provincia di Modena arrivano dall'Europa, dall'Unione Europea. Siamo con Adriano Corsini, funzionario della provincia di Modena, che ci racconta in questa puntata in modo più dettagliato cosa si è realizzato in particolare negli agriturismi. Siamo ospiti dell'agriturismo La Barbera a Castelvetro, davvero un luogo molto, molto bello e molto interessante anche dal punto di vista, diciamo così, del PSR. Che cosa si è realizzato e soprattutto cosa c'entra in un qualche modo diciamo un'attività anche di ristorazione e di accoglienza come l'agriturismo con questi fondi? Diciamo che ci troviamo in una delle aree più belle, ritengo, della nostra provincia, in quest'area collinare, coltivata a giardino quasi dagli agricoltori, dagli imprenditori agricoli che vivono qua. È un'azienda all'interno della quale è stato fatto un investimento per migliorare un'attività già in essere, un'attività agrituristica già presente. L'azienda agricola ha voluto rendere più confortevole il permanere da parte dei portatori di handicap in questo ambiente e ha migliorato quello che è il settore relativo alla cucina. Molte aziende agrituristiche hanno colto questa occasione prevista dal bando sulla misura 311 per raggiungere quell'obiettivo previsto poi dall'asse 3, che è il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali. L'hanno raggiunto attraverso una integrazione di reddito che è dovuta a questa attività collaterale che loro svolgono all'interno della loro azienda. I primi due servizi di oggi ci portano a visionare due strade rimesse a nuovo, la prima presso Casal Pennato presso il comune di Prignano, la seconda a Cinghianello presso il comune di Polinago. A seguire torniamo qui presso l'agriculturismo La Barbera a Castelvetro e infine vediamo l'intervista al presidente della provincia Emilio Sabatini. Questa strada appena inaugurata, insomma, per servire questa zona, questa azienda agricola e anche le case che sono intorno. Quanto è importante questo intervento realizzato anche grazie ai fondi del PSR? Dunque, questo intervento praticamente è il risultato di una sinergia fra la pubblica amministrazione, intesa come regione, provincia e comune, e i privati che si sono adoperati per migliorare la viabilità di accesso alla località Casal Pennato. Quindi il risultato l'abbiamo davanti agli occhi, è comunque sì, un'opera che consente di dare una corretta e giusta accessibilità di questa località, che dove abbiamo delle aziende agricole, dove abbiamo praticamente delle aziende agricole e delle infrastrutture che avevano delle difficoltà a poter raggiungere le loro abitazioni e le loro attività. Quanto è lungo l'intervento su questo tratto di strada? L'intervento dunque riguarda la realizzazione di circa mezzo chilometro di nuova strada e la sistemazione della parte all'interno del centro abitato. Questo intervento che aiuta, insomma, sia chi vive qui, ma più in generale la collettività del comune di Prignano. Esatto, l'amministrazione comunale è stata ben contenta di poter partecipare alla realizzazione di questa strada, intanto che abbiamo avuto il grandissimo contributo dalla provincia e il consorzio degli abitanti e della borgata più l'amministrazione comunale. Quindi l'amministrazione comunale è stata ben fiera di poter partecipare, insomma.
un contributo che arriva di fatto dall'Unione Europea attraverso la regione e la provincia con i fondi del PSR. E, come dire, insomma, Prignano non è così lontana in un qualche modo da Bruxelles in questo caso. Esatto, quando si parla di Prignano si parla sempre di quel posto sconosciuto, dimenticato dal mondo, invece questa è la prova che non è proprio così, anche perché questa è la dimostrazione, insomma, con questa partecipazione con i fondi della Comunità Europea attraverso regione e provincia. Strada che appunto è stata in parte, se ho capito bene, rimessa a nuovo e in parte anche costruita grazie a questi fondi del PSR. Sì, sì, infatti in parte è costruita di nuovo e attraverso la parte di sotto della borgata di Casal Pennato. Come, cosa avete realizzato di fatto e che funzionalità ha questa strada? E questa strada ha la funzionalità comunque di portare, lasciando leggermente in disparte le aziende agricole che creavano molto problemi con il traffico per le opere, i mezzi che comunque devono lavorare. E in parte porta ognuno a casa sua senza passare nel cortile di uno e di quell'altro con dei mezzi agricoli e con altre cose, insomma, che creavano dei disguidi. Quindi insomma un modo per razionalizzare un po' il traffico e per sostenere le aziende agricole del territorio. Sì, esattamente così. Sì. Siamo a Cinghianello, una strada sistemata in diversi punti che serve diverse aziende agricole, un intervento importante grazie alla misura 321 azione 2 del PSR. Sì, grazie ai fondi europei e al piano di sviluppo rurale si è potuti intervenire su questa strada importante per il mondo agricolo del nostro comune, del comune di Polinago, che vede tre grandi aziende sul percorso stradale, oltre al caseificio unico del comune di Polinago che lavora il latte di queste aziende e di altre aziende e trasforma in parmigiano reggiano il latte del nostro territorio. È un intervento dove il comune ha partecipato con il 50% della quota locale e l'altra parte da parte del consorzio e dei privati che utilizzano la strada stessa. Grazie a questi interventi si riesce a dare una risposta alle aziende agricole in modo che possano rimanere sul territorio e avere quei servizi minimi necessari per poter lavorare nelle proprie aziende. Diciamo più interventi sia di sistemazione del fondo che anche massicciate per evitare frane, allargamenti, insomma è una strada molto aiutata tra virgolette da questi interventi del PSR. Sì, qui eravamo in una situazione dove i mezzi che transitano oggi con bilici anche con il fieno o nel momento in cui il caseificio andava alla vendita del parmigiano reggiano c'era un'unica strada di sbocco allungando il percorso di diversi chilometri. Con questo intervento, con gli allargamenti e la messa in sicurezza di alcuni tratti si migliora sia il transito ma anche la possibilità di transitare con mezzi più significativi che oggi vengono utilizzati per il trasporto. Quali effetti positivi dalla sistemazione di questa strada che è stata effettuata anche grazie ai fondi comunitari del PSR? Certo, molti effetti positivi, tra cui il conferimento del latte adesso viene su una strada adeguata, mentre prima con tutti i buchi presenti
era un disastro, poi la circolazione dei mezzi agricoli è molto più fluida e un notevole rilievo, soprattutto per la rivendita presente al Casaro, della rivendita di ricotta e parmigiano reggiano, con una strada sistemata permette alla gente che vuole acquisire i nostri prodotti la facilità di arrivare al caseificio senza problemi. Cosa avete fatto in particolare con questi fondi? Allora, in particolare abbiamo montato un ascensore per disabili, per agevolare i disabili a venire anche nel nostro agriturismo, disabili e anziani. Abbiamo montato i pannelli solari per riscaldamento dell'acqua e abbiamo fatto un ampliamento della cucina dove abbiamo fatto il lavaggio piatti staccato dalla cucina. E grazie anche a questi finanziamenti ci hanno invogliato a rinnovarci e andare avanti. E cosa fate in questa azienda agrituristica? Avete diverse attività? Sì, allora la nostra azienda agricola è prevalenta è vigneto. Abbiamo 6 ettari e mezzo di vigneto, di cui Graspa Rossa, Pignoletto e Trebbiano. E poi in più abbiamo 1,5 ettari di ciliegi con copertura antipioggia e anche 1 ettaro di ulivi dove facciamo l'olio e abbiamo anche frantoio che facciamo didattica per le scuole. Presidente Sabattini, il PSR ha portato in provincia fondi importanti per le aziende agricole, ma anche per le amministrazioni comunali, per insomma, rimettere a nuovo un po', diciamo, l'impianto appunto, agricolo, ma anche appunto, strade, impianti a biomasse e tante altre iniziative. Cosa si può dire alla fine di questo sessennio di interventi? Beh, a me pare che queste risorse, e quindi sappiamo cosa significano oggi le risorse che sono state messe a disposizione di questo territorio dalla comunità europea, abbiano rappresentato uno strumento importante per fare crescere un sistema agricolo che era già forte, ma che ha bisogno di manutenzione continua rispetto alle imprese, rispetto agli investimenti, di settori che rappresentano dei punti di eccellenza. Dobbiamo anche dire che abbiamo sperimentato finalmente anche investimenti che interagiscono col sistema ambientale. Le biomasse sono stati uno dei punti di forza, no? Delle nuove politiche, la biodiversità, cioè parliamo di una dimensione molto più completa della visione di un'agricoltura che non è legata solo alla produzione, elemento importante, ma che si misura anche con le innovazioni profonde che sul versante ambientale hanno richiesto un salto di qualità. E credo che questo rappresenti un elemento di forza. Devo dire che in questa stagione si è chiuso anche l'unico zuccherificio presente sul territorio. Non so fino a che punto quella scelta europea sia stata una scelta caratterizzata da saggezza, visto oggi i costi dello zucchero, visto oggi cosa significa e cosa rappresenta quel mercato, perché ci sono state luci, ma abbiamo avuto anche qualche ombra. Mi pare comunque che possiamo fare un bilancio, un consuntivo positivo di un territorio forte nel quale si evidenzia, e oggi c'è questa consapevolezza, credo comune, che l'agricoltura, che nel passato pareva una Cenerentola, cioè una, diciamo, un'attività economica residuale, oggi in questo territorio, che è il territorio dei distretti industriali, si è sviluppato, nonostante questa cultura, un'agricoltura di grande qualità che ci pone
credo sul piano della competizione e dell'offerta in un livello, in una dimensione, fra i primi, nei primi posti in Italia e in Europa. E grazie anche ai tanti, diciamo, riconoscimenti, ai tanti prodotti d'eccellenza che anche grazie al PSR sono stati ulteriormente, diciamo così, valorizzati, ma che comunque fanno parte della cultura, delle radici di questo territorio e del loro e del suo futuro. Sì, noi proviamo a pensare che in questa stagione sono state riconosciute tre medaglie, uso questo termine, da parte della comunità europea, quindi da, diciamo, da un soggetto terzo, dove c'è competizione forte fra gli stati e soprattutto per la medaglia la competizione ancora è presente. Mi riferisco ai tre IGP che questo territorio oggi in questo architempo ha avuto riconosciuti: l'aceto balsamico di Modena, la Marena di Modena, Marena Brusca di Modena, grazie al lavoro di imprenditori, dei produttori, Nanicchia, ma Nanicchia di qualità, e ultima, non per importanza, la ciliegia di Vignola. Cioè dà l'idea che a Modena c'è un brand, ci sono brand, c'è un insieme di brand complessivi che ci consente di essere oggi in Italia la prima provincia che ha il maggior numero di riconoscimenti, di certificazioni, di OP e IGP da parte della comunità europea. Noi bisogna che mettiamo a valore questo riconoscimento, questa potenzialità, questa capacità frutto dell'azione dell'uomo, il suo saper fare, del saper produrre, perché ci può riposizionare, diciamo, come provincia, come territori, in una prospettiva di maggior ottimismo, nonostante la crisi di cui abbiamo la consapevolezza per il peso che esercita sul sistema produttivo, ma dentro il sistema produttivo ci sono delle eccellenze che possono essere un elemento che accompagna le sfide del futuro. Ecco, il PSR ha prodotto anche questo, e quindi credo che noi dobbiamo essere orgogliosi, e soprattutto i produttori devono avere la consapevolezza e la loro forza. Io vorrei ricordare solo per l'aceto balsamico di Modena, che è un prodotto di nicchia ma di monopolio, le aziende che possono produrre sono solo in questo territorio, e quindi queste aziende hanno avuto la capacità di essere presenti in tutto il mondo. Aceto balsamico, parliamo di vino, parliamo di produzione vitivinicola, che ci dà un'idea di come anche gli imprenditori possono promuovere il nome di Modena con prodotti importanti e significativi. Ci sarà un altro PSR, altri fondi comunitari, un altro sessegno di interventi, e insomma anche questo è significativo e importante per dare continuità appunto a questi investimenti, a questa tutela del territorio. Sì, noi nei giorni scorsi, la settimana scorsa, abbiamo organizzato un convegno con al centro Nuova PAC, presente il Presidente della Commissione parlamentare europea onorevole De Castro, per ragionare sulla nuova PAC. Io credo che il primo elemento che noi dobbiamo assumere in un quadro di grandi difficoltà sia quello di avere la consapevolezza e la certezza che ci sono delle risorse. Questo è il punto di partenza su cui avviare il ragionamento, le scelte. Da qui discende che già da subito gli operatori economici dell'agricoltura, il sistema associativo, i territori devono interrogarsi come approcciarsi alla nuova PAC, in sostanza quali siano i progetti attraverso i quali competere per la qualità dei progetti stessi, per accedere a finanziamenti. L'esperienza del PSR ha dimostrato anche oggi che, nonostante la crisi, sul piano dei finanziamenti e della capacità di concorrere a quei finanziamenti, Modena ha una grande potenzialità, perché le domande e quindi la voglia di investire dei produttori è sempre superiore all'offerta delle risorse. Torniamo qui, ancora ospiti dell'azienda agricola La Barbera, e tra l'altro abbiamo anche dei piccoli ospiti oggi, sono dei ragazzi appunto che stanno facendo una visita didattica proprio
in questa azienda. E, ancora con Adriano Corsini, un'ultima domanda prima di chiudere, diciamo così, questa puntata e questo ciclo di Moda in Europa. Il PSR non finisce qui, possiamo dire, ci saranno nuove misure per il periodo 2014-2020. Proprio così, la scorsa settimana la Commissione europea ha approvato il nuovo regolamento, ora tocca agli Stati membri approvare di conseguenza tutte le misure, le regole di loro competenza. L'amministrazione provinciale è già in corsa per tutto quello che le competerà nei prossimi 6 anni di questa grande gestione, di questo intervento che sul territorio porterà tante opportunità per tutte le aziende agricole e per tutti gli imprenditori. Quindi insomma ci sarà ancora molto da fare, ecco. Sicuramente ci sarà molto da fare, ci saranno scelte che dovranno essere fatte sia dagli amministratori ma anche dagli imprenditori agricoli. Ci sarà un grande ventaglio di possibilità sicuramente da sfruttare per continuare a migliorare quello che è il nostro ambiente, quelle che sono le nostre produzioni e quelle che sono la competitività delle nostre aziende. Ringraziamo Adriano Corsini per essere stato con noi in questa ultima puntata di Moda in Europa e vi ringraziamo per averci seguito.